ci sono alcuni capitoli che hanno mantenuto le stesse risorse, sostanzialmente i servizi sociali e il trasporto pubblico locale. L'impegno politico era quello di non fare un bilancio lineare, di non fare tagli lineari. Abbiamo inserito nelle entrate il mantenimento ancora per un anno della CISA della benzina, 0,023% sul litro, e abbiamo deciso di incrementare le locazioni demaniali a uso balneare, quindi l'utilizzo delle spiagge non per usi produttivi o per attività non di balneazione. Questo perché evidentemente gli attuali canoni demaniali sono sottodimensionati rispetto a qualunque altro canone di tipo commerciale, e pensiamo in questo modo di avere, con la 80% di quanto incasseremo di più, circa 7 milioni, di poterli mettere a tutela delle coste liguri. L'erosione è sempre più evidente, e immaginare 70-80 milioni all'anno, cioè in 10 anni, vuol dire poter fare una programmazione di medio-lungo periodo per la conservazione delle coste. La sanità, noi non abbiamo ancora la risposta da parte della conferenza dei presidenti e del ministero sulla spesa 2013, quanto possiamo spendere nel 2013. Siamo ottimisti perché dai contatti col ministro e con gli altri presidenti tenderemmo ad avere le stesse risorse dell'anno scorso. In realtà per la sanità stiamo ancora discutendo il riparto 2013. Questo è un aspetto. Il bilancio dello Stato, il bilancio delle regioni e quelli dei comuni è sempre più instabile rispetto al quadro delle risorse pubbliche. Alcuni comuni devono ancora fare il preventivo 2013. Ci sono alcune flessioni in alcuni comparti. Un comparto che ha avuto una flessione è quello della scuola, e siamo riusciti con i fondi europei a mantenere tutte le compartecipazioni. Nel 2014 abbiamo previsto un'apposta da 7 milioni ad anticipazione dei fondi strutturali 2014-2020. Programmazione in ritardo a causa dei ritardi dell'Unione Europea, ma noi contiamo di poter attivare nel 2014 già degli interventi strutturali con i fondi FESR, FSE e dell'agricoltura. Noi abbiamo, tra le prime, se non la prima regione in Italia, utilizzato il decreto 35, e poi abbiamo utilizzato con il decreto 101 di fine agosto la possibilità di anticipare il 2014 del paga aziende. Quindi ci sono altre milionate, gli 80 che dice lei, più 25 sono sul bilancio regionale, che vanno alle aziende sanitarie per pagare i fornitori al 31/12/2012 con fatture liquide pagabili, esigibili. Sul TPL abbiamo impegnato le stesse risorse, la gomma è assolutamente allineata, e come lo scorso anno, qualora il comune ci chiedesse di partecipare col nostro milione al biglietto integrato ferro-bus, noi saremo in grado di con l'assestamento dare questa risposta, come nel 2013. Per quanto riguarda invece la ferrovia, il ferro, noi siamo in grado di mettere sostanzialmente le stesse poste dello scorso anno, con una non totale copertura dell'incremento Istat prevista nel contratto con Ferrovie. Il problema dei treni è dato dai tagli che sono stati fatti sulle linee che riguardano anche la Liguria, di convogli a responsabilità piemontese. Noi dovremo purtroppo assorbire queste riduzioni, perché così come non siamo in grado di sostituirci allo Stato quando taglia, non siamo assolutamente in grado di poterci sostituire alle altre regioni quando tagliano, perché il nostro bilancio è esso stesso progressivamente tagliato. Nel 2014 abbiamo
abbiamo previsto che i comuni ci aiutino a combattere l'evasione fiscale sulla parte demaniale, perché un tema è sempre quello della fiscalità e dell'evasione. Questo paese ha le entrate, come dico io, dopate, cioè non c'è troppa evasione ed è una maxi evasione.